Salve a tutti, come potete vedere dal titolo Caccia Grossa, come direbbe una mia carissima amica Vanessa, proprio Caccia Grossa, proprio l'enfasi. Allora, eravamo andati nella selvaggina, infatti ci siamo portati la pistola. Vabbè, è finta ragazzi, è vera però non Disabilitata. disabilitata, non vi preoccupate. siamo andati a vedere e abbiamo trovato proprio Caccia Grossa. Prima partiamo con i titoli di miei o tuoi? Tuoi? Miei. Ah, i tuoi sono una sorpresa. Sì, super sorpresa. Allora, sono queste. Le faccio vedere. Allora, in teoria la persona che ci ha dato queste cose ci ha regalato. Prima partiamo dal regalo, prima. Infatti sto facendo il regalo. Ci ha regalato, vabbè, non è in buone condizioni, perché gliel'avranno lasciato così, lo Street Fighter Alpha 3 Della della Dreamcast. Dreamcast. Ah, vabbè, un picchiaduro, si sa. Sì, direte, ma che schifo, ma si vede, gliel'avranno lasciato così, ci sono le persone che non trattano bene i videogiochi. Comunque, poi ho trovato Time Crisis, il primo. Maschia. Guardare anche il prezzo per di più, 5 euro 5 euro. con tutto pieno di libretti. Proprio la primissima edizione. È un po' sporco, vabbè. No, è in buono stato così. Dei Crisis, anche carina la storia della Namco. Sì, non avevo i soldi, avevo speso i soldi per. Poi ho visto in vetrina. In una delle vetrine Soul Calibur della Dreamcast giapponese a 10 euro. 10 euro, eh. I giochi giapponesi sono noti che le loro copertine erano i libretti. Stupende proprio. Un po' da Dreamcast, ciao. I vari personaggi. Tra cui siamo dopo il Soul Blade, dove Siegfried è stato impossessato dalla Soul Edge. Infatti si vede Nightmare. Heidi, Yoshimitsu, Taki, Sofia e Voldo. Voldo che credevi che Beh, fosse. sì, perché ero convinto una cosa, lasciamo perdere. Comunque, 10 euro. Hai trovato qui. Un po' raro. Della Dreamcast ho trovato il The Ring, Terrors of Facci vedere. Che Realm. bello. Sì. Diciamo che invece di uccidere con la cassetta, vi uccide col videogioco. C'è un programma che, non so se è un gioco o il programma che uccide le persone. Ed è anche molto carino. In lingua inglese c'è anche la versione giapponese, ma io l'ho trovato così a 19 euro. Volevo farvi vedere i personaggi che sono belli, belli, belli. Allora, Caccia Grossa è stata proprio Caccia Grossa. Allora, dove sono i character? Hai visto i character? Sì, li ho visti prima. Ah, ecco. Qua si vedono lo stile da giapponesi. Proprio belli. Mi ricordano i disegni di Parasitive. Comunque, mettiamo dentro. Doppio disco? No. No, no, no. Sembrava Pulito? pulitissimo, come nuovo. Bene. Cavolo, abbiamo giocato poco. È un po' difficile, ragazzi. È un survival horror. Facci vedere, vediamo. Poi c'è scritto survival horror. Un tempo c'erano ancora le lire. Sì, sono 159.000 lire. Figa, il tempo era tantissimo. Io adesso averlo pagato A soltanto 19. 19 euro, che corrispondono circa 20 euro, 40.000 lire. Tu pensa al tempo quanto poteva valere sto gioco. Sì, dice che c'è sto virus nel computer che uccide gli umani. Tu sei infettato. Tu poi hai 7 giorni di tempo per stoppare sto virus, di scoprire nuovi segreti, ti puoi difendere con le armi, il coso 3D. Tipo No, questa. lascia stare Barry. Questi sono i miei titoli, li metto qua dentro. Questi sono quelli di Chiara. Sì, perché in teoria
non è giusto che a lui gli ha fatto lo sconto, a me no. Quindi sono arrabbiata, no, scherzo. Poi iniziamo da questi o da quello solo? Quello solo, cominciamo da lui. Quello che costa tot. Sì, cominciamo che poi mi ha fatto lo sconto. Allora dunque... questo io ho fatto conoscere a lui perché io sono una ficcaraso, giro sul web. E io dicevo, Mr. X, ma c'è un Wonder Boy con una femmina. No, non ci credo, forse ti confondi con Tot. No, no, esiste. E lui, no, gliel'ho fatto vedere perché ci sono le immagini. Oh, non lo sapevo. Allora io ho detto, faccio il gameplay. È abbastanza raro da trovare. A te quanto te l'ho fatto, a te quanto te l'ha fatto pagare? 29,90. Ecco, vi spaventate. Per il prezzo che è, abbiamo trovato il Monster World Wonder Boy 4. Praticamente è il Monster World 4, detto anche Wonder Boy 6, praticamente, dove questa volta si ha per protagonista per la prima volta una ragazza, avete visto? Che a me ha proposto, praticamente il prezzo di partenza era 50, ma mi ha fatto 29,90, mi ha fatto proprio uno sconto eccezionale questa persona. Vedete, proprio edizione Genesis del Mega Drive giapponese proprio, avete visto che stupendo, proprio come un cartone animato, ed è veramente stupendo. Praticamente questo è l'ultimo Wonder Boy della saga Wonder Boy, sì. Praticamente. Con libretto, avete visto, questa è la cartuccia giapponese. E i libretti di una volta erano fantastici. E i libretti di un tempo, specialmente quelli giapponesi, che se erano belli i nostri, figuratevi quelli giapponesi, proprio di un tempo, tutti belli illustrati, colorati, proprio... veramente con tutti i comandi e tutto. Questa persona addirittura ci avevo offerto anche un Genesis a 25 euro, ci avevo offerto anche. Prima o poi... Ci sono le varie pubblicità, varie dei, pubblicità dei giochi del tempo. Yu Hakushiko. Poi ho visto, vabbè, Sonic. Questo aveva anche Mortal Kombat Trilogy, tra l'altro. Phantasy Star. Del Nintendo 64. Questo cos'è già? Questo qui non lo conosco, fammi vedere. No, non è Street Fighter. No, no, non è Street Fighter. Sì, no, non è lui, scusate. Stile Street Fighter, ma non è Street Fighter. Ara Sonic. Ara? Sonic. Grande Sonic. Vabbè, Yu Yu Hakushiko, Phantasy Star. Shining Force, Aladdin del Genesis. Virtua Racing. Wrestling. Questo l'ho già visto. Guarda il Kogan qua. Questo non so cosa. Non lo conosco, però è stupendo. Ma è un arcade. Sì, è un arcade. No, mi sa tanto di tipo Tetris. Sì, 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 è un arcade. Allora, cerchiamo di riunire tutti i pezzi al loro posto. Sì, ma anche il libretto è totalmente nuovo. Totalmente nuovo, sì. Questo qua. Tutto quello che c'è da, con la garanzia, giustamente. Penso sia scaduto. Ma sì, sarà scaduto. Caccia grossa, ragazzi. Non vi raccontiamo una balla. E questo non è un barbatrucco. Esiste. Ma è tutto vero. È tutto vero questo. Andiamo avanti. Poi. Attenzione, proprio adesso in questi tempi recenti stavo facendo, ricaricando il gameplay di Ghostbusters del Mega Drive. Eccola qua la cartuccia proprio. Pagata 25 euro, sì, è costata, però cavolo, non potevo lasciarmi sfuggire una cosa del sì, genere. Sì, non c'è libretto. Non c'è libretto, no. Purtroppo, però guardate anche la cartuccia del Mega Drive, che spettacolo, veramente non bella, bellissima. Qua, vediamo... Forse avete pensato che gli acchiappafantasmi sono andati in pensione. Dopo la loro ultima vittoria, ma vi sbagliavate, i fantasmi sono tornati nella città. Avete il coraggio di guidare gli acchiappafantasmi in questa missione? Riuscirete a svelare il mistero della tavola di pietra perduta? Sì, lui ce l'ha fatta. Io ce l'ho fatta. Lui ce l'ha fatta. Quelle con le teste enormi. Bello, qua c'è stato il drago... che a Lloyd Alchemy non gli era molto simpatico, che mi aveva commentato il video, e tantissimo altro comunque. Possiamo andare avanti? Sì. Ok. Oh. No. Sì, il gioco di papà. Attenzione, Altered Best, che sicuramente voi conoscete Altered Best, prezzo 10 euro, anche questo purtroppo non ha il libretto. Sì. Diciamo, questo è, dai, glielo diciamo, è il gioco di tuo padre e tuo zio, sì, detti anche i pompati. I pompati, sì, perché Mr. X pensa che mio padre da giovane era un
bestione, ma non è così. Comunque, allora, torna indietro nel tempo, quando gli uomini erano guerrieri, gli dei comandavano il mondo intero. Un'era di lotta fra male e bene, fra bene e male, scusate, il mio accento alla va bene. Un mondo pieno di pericolo, chiamato da Zeus per salvare Atena. Ti infiltrerai nell'Underworld con il potere di trasformarti in una creatura mitica dei poteri sovrannaturali. Si può giocare in due. No, in uno è sempre fuori Veralone, meglio in due secondo me. Sì, comunque, sì. No, non riuscirei mai a giocare con giochi così io da sola. Non c'è il gusto. Ma ecco cosa dovevo chiedere, i Golden Axe anche, sì. Non ci ho pensato. Sì, quando... Attenzione! Sorpresa! Alex Kidd in Enchanted Castle, proprio il seguito dei capitoli che sono stati realizzati per Master System, ed ecco qua finalmente, dopo tanto tempo che ci speravo, l'Alex Kidd del Mega Drive ovviamente, avete visto anche, con tutto il libretto anche, con tutto proprio. C'era anche la versione senza libretto che costava un filinino di meno, ma purtroppo no, visto che c'è anche disponibile questo, pago qualcosina di più, infatti... Gli ho lasciato, il prezzo l'ha tolto, era 19 comunque, 19 euro. Piuttosto che prenderlo senza libretto che costava 15 o 4 euro in più con un libretto. Il giocatore a 16 sì, bit. Sì, sì. Allora, vediamo un po'. Bash, Biff, Pov, Alex Kidd tira pugni, calci e si lancia contro il nemico per tutto il pianeta di Paper Rock, cercando di salvare il suo padre. Il suo compito è davvero una cosa arda fra scorpioni, pesci palla, scimmie, mummie che gli bloccano la strada. Carta, forbice e sasso. Alex Kidd viene trascinato in una frenetica morra cilindro. Cosa c'entra la pistola? Te li lancio. Allora, questi sono stati super acquisti. L'arabo. Sì. Noi la chiamiamo l'arabo. Perché? Perché è un arabo. Lunga storia. I nostri super acquisti. Ce la fai? Sì. Riprendere. No. Sì. Prima che faccia cada tutto. Te la faccio? No? Sì, che ce la fai? Ole! Non abbiamo ammazzato. Non abbiamo fatto nessun furto, quindi non. No, è stato bellissimo. Comunque questi sono i caccia grossa, soprattutto per questo, che a me piaceva tanto lui. Questo sì, sì. Sì, ma Alex Kidd è stato... Poi gioco di papà e tuo zio. Papà, sei tu? Ghostbuster. Ma io Soul Calibur. Soul Calibur mi piace. The Ring. No, The Ring te ne c'è. Time Crisis. Parlavamo l'altro giorno, sì. Tra l'altro ne parlavamo poi l'altro giorno, che stavamo pianificando qualcosa, invece track, botta di fortuna e... Sì... Adesso, quando ci sarà la possibilità, troveremo altro. Ritorneremo lì da questa persona che... Torneremo, caccia grossa, di nuovo caccia grossa sarà. Che ci ha preso in simpatia e quindi, insomma... La ringrazio tantissimo. Noi ringraziamo questa persona... Gentilissima. Molto gentile che... Aveva anche altri titoli e poi li prenderò. Aveva tantissimi altri titoli, quindi... Ho fatto la figura di... Sì, te ti sei fatta una figura del cavolo. No, perché c'era un titolo giapponese che ora non vi dico... Che ce l'ho, ma è bella la versione giapponese. Poi a questa persona gli abbiamo detto di vedere il nostro canale e tutto, se quindi se vuole, se avrà tempo e voglia, così lo ringraziamo anche per questo ben di Dio che ci ha venduto, quindi, e in più ci ha regalato anche lo Street Fighter Alpha 3, quindi un peccato che gliel'hanno lasciato in queste condizioni, però è stato veramente un regalo molto generoso e gentile da parte quindi sua. Questa è caccia grossa. Esatto, questa è veramente una caccia proprio... stupenda, quindi ringraziamo la persona che ce l'ha vendute, è stato veramente gentile e disponibile e ci torneremo presto, ecco. Sì, subito anche. Subit. E comunque dai, questa è caccia grossa, spero che vi piacciono questi bellissimi titoli, perché c'è chi ha la fortuna di spendere i soldi per le console nuove, PlayStation 4, Xbox One, soprattutto la Wii U che sta andando a ruba, e noi siamo gli unici pirla a fare i retro games. Sì, vabbè, ognuno i suoi gusti, per carità. Sì, sì. Me dice,
Se la gente vuole spendersi i soldi per le console di nuova generazione, che facciano No, pure. io aspetto che si abbassino per No, io prendere. sono, come ha detto il ragazzo lì, sindrome di Peter Pan. Sì, dai, diciamo. Comunque adesso vediamo, Perciò siamo a posto così. con la 4 siamo lì, mio fratello. Lui vuole giocare ad Ah, Assassin's sì, Creed. la Sega la c'ho lì, me l'auguro mio, va Io bene così. aspetto la seconda versione, ho paura di Sì, prendere anche. no, no, Comunque, no, per il momento caccia siamo a grossa. posto, questa è la caccia potente, super extra potente e perfetto, abbiamo fatto vedere tutto. Ci sentiamo alla Nel prossima. prossimo video e ciao a tutti, grazie per Ciao. aver visto il video. Ciao ciao. Ciao ciao! Ciao.